sono frammenti di asteroide che solcano il cielo e arrivano sulla Terra, perdendosi in fondo agli oceani o atterrando in zone del nostro pianeta in cui un piccolo esercito di appassionati si diletta nella loro ricerca. I meteoriti sbarcano adesso anche da Christie's. È notizia di pochi giorni fa che la prestigiosa casa d'aste a fine maggio batterà tra i suoi pezzi un frammento di luna oltre a un'alta quarantina di rocce venute dallo spazio. Abbiamo parlato del loro fascino, ma anche del loro ruolo nella ricerca scientifica, con Ettore Perozzi, fisico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Innanzitutto abbiamo chiarito cosa intendiamo per meteoriti. Scientificamente i meteoriti sono dei pezzettini di asteroidi. Siccome gli asteroidi sono degli elementi, hanno delle caratteristiche primitive, è come un po' guardare nel passato, o nel passato del Sistema Solare, quindi è scientificamente avere un pezzetto dei mattoni con cui sono stati costruiti poi i pianeti. Quindi vedere proprio il materiale originario da cui si sono formati i pianeti. Oppure in parte ci sono i meteoriti metallici, che sono sostanzialmente il nucleo di planetoidi, quindi è un po' come dire riesco a toccare quello che dovrebbe stare al centro della Terra, no? Il nucleo ferroso della Terra. Quindi ci sono tutta una serie di implicazioni scientifiche molto interessanti. E poi c'è un punto che è un po' la frontiera attualmente della ricerca, perché i meteoriti non sono altro che piccoli asteroidi di qualche metro che entrano in collisione con la Terra di fatto. Però siccome sono piccoli si bruciano quasi completamente nell'atmosfera e quello che avanza è il meteorite. Perché noi non riusciamo a predire dove cade un meteorite, ma andiamo a caccia di meteoriti? Perché è molto difficile riuscire a predire, a vederli prima che cadano, perché è un oggetto di qualche metro, ci vogliono dei telescopi molto particolari per riuscire a vederlo, non grandi ma che abbiano un campo abbastanza grande. Cioè, c'è anche una serie di motivi per cui sono telescopi molto particolari e per la prima volta, diciamo da un po' di tempo, sono successi dei casi in cui siamo riusciti a vedere un meteorite prima che cade. Qual è l'importanza? È che vedendolo già nello spazio possiamo calcolare la traiettoria e dire anche più o meno dove è cascato e quindi andarlo a recuperare. E questo è successo 3 volte fino adesso negli ultimi 10 anni. Con le tecniche affinate di recente è stato possibile prevedere l'arrivo di piccoli asteroidi con un giorno di anticipo. Quello che ci si aspetta, spiega Perozzi, è che in futuro sia la normalità riuscire a prevedere la traiettoria di asteroidi prima che diventino meteoriti, che lo ricordiamo non sono rischiosi per l'uomo. In particolare, l'Agenzia Spaziale Italiana sta promuovendo l'installazione in Sicilia del telescopio FlyEye dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato proprio alla scoperta di asteroidi che passano nei dintorni della Terra. Il telescopio si chiama FlyEye, occhio di mosca, proprio per l'effetto che vi dicevo, cioè deve essere un telescopio abbastanza potente da poter vedere oggetti piccoli ma anche con un grande campo. FlyEye è un telescopio che ci aspettiamo per quando? Cioè è attualmente allora, in costruzione? Sì, è attualmente in costruzione, è uno stato molto avanzato, diciamo che la costruzione del primo esemplare finirà all'inizio del prossimo anno, quindi ci siamo. E dopodiché diciamo i telescopi sono oggetti delicati, avrà bisogno di una fase di messa a punto, software eccetera, ma è un oggetto molto particolare, è come un telescopio con un progetto fatto in Italia per l'Istituto Nazionale dell'Astrofisica, con un trucco sotto, diciamo un'innovazione che fa sì che questo telescopio è equivalente a 16 telescopi, quindi ha un campo di vista di 42 gradi quadrati, tenga conto che sono più di 160 lune, cioè questo telescopio è in grado di vedere un pezzo di cielo come se lei mettesse 160 lune una vicino all'altra. FlyEye sarà installato in Sicilia sul Monte Mufara, nelle Madonie. L'osservazione del cielo in cerca di meteoriti può intanto contare anche sul supporto della rete Prisma, la stessa che si è attivata pochi mesi fa alla ricerca del meteorite di Capodanno. Il funzionamento è a basso costo, si basa sull'uso di internet e telecamere che vedono tutto il cielo. Avvistata la striscia di un meteorite in caduta, tramite la rete vengono inviati i dati a un centro di elaborazione in grado di fornire le coordinate dell'area in cui è caduto. Come si fa però a capire se il meteorite trovato viene proprio dal cielo e non si tratta invece di un sasso? Bisogna rivolgersi a degli esperti che analizzeranno il reperto. Un indizio importante è controllare se contiene ferro e per farlo può essere usato un semplice magnete, ma solo le analisi della composizione sveleranno se è un prodotto terrestre o se invece arriva dallo spazio, ci ha spiegato Perozzi.
Un altro fenomeno tipico che distingue il meteorite da una roccia terrestre è il segno dello stress termico. Attraversando l'atmosfera si è bruciato e sulla sua superficie, questo passaggio a altissima temperatura, sarà visibile. Il meteorite ha anche un valore economico. C'è un mercato perché sono delle, in un certo senso, delle preziose, perché si trovano poche, sono rare e quindi hanno un loro mercato, nulla di mostruoso. Però insomma un meteorite di qualche chilo può arrivare a costare anche parecchie migliaia di euro, stiamo parlando di quelle cifre. Poi ci sono cose particolari, che ne so, il meteorite marziano, che è un pezzetto di crosta marziana e è stato da un impatto che arriva sulla Terra, lì sono prezzi molto molto alti, tipo 10, 20, 30 mila euro per un pezzetto di polizia. Diciamo c'è tutto un mondo di, diciamo, di pietre rare, chiamiamole pietre rare. Chi non è interessato né alla ricerca né all'acquisto di meteoriti li può però ammirare nei musei. Il Vaticano ne ha una bellissima collezione, ci racconta Perozzi, così come il Museo di Mineralogia dell'Università Sapienza di Roma e il Museo di Scienze Planetarie di Prato.